Pace a te, anche oggi siamo insieme, grazie siano rese al Signore per la bella occasione che ci dà. Abbiamo bisogno che il Signore ci aiuti a cambiare il nostro cuore. Non è facile cambiare il cuore, assolutamente no. Neppure tirar via i pensieri dalla nostra mente. Molti per cercare di evadere si drogano, si danno all'alcol si danno alla pazza gioia, cercano di non pensarci, corrono dal nord al sud, dal sud al nord, pensando che i problemi, ma quelli ce li portiamo dietro, abbiamo bisogno che ci sia un cambiamento radicale prodotto dallo Spirito Santo nella nostra vita. Non corriamo, puoi correre dove vuoi, sorella mia, fratello mio. I problemi ti corrono dietro, i pensieri ti corrono dietro, abbiamo bisogno di un cambiamento radicale che solo lo Spirito Santo può fare. Perciò se andiamo al Signore, Lui dice che toglie il cuore di pietra e mette un cuore di carne. Pensa tu, è completamente un, un cuore nuovo, è un trapianto, è questo che abbiamo bisogno. Perché il rattoppo non aiuta da nessuna parte e Dio lo vuole fare, perciò è bello sapere che quando andiamo al Signore e permettiamo a Lui di operare, Lui fa un capolavoro. Operare, questa parola mi piace, perché mi porta a pensare quando andiamo in una sala operatoria da un primario e che deve fare un'operazione sulla nostra vita. Quando arriviamo là ci dice non ti preoccupare, adesso ti faccio questa siringa. Vedrai che sentirai un po' di vibrazione sulle labbra, ma poi non ti preoccupare. E dopo un poco di tempo ti sei addormentato. E alla fine lui fa tutto quello che vuole su di te. Ma noi siamo bravi nel dire, dottor, non vi preoccupate, sì, 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 sì. Man mano ci spegniamo e ci addormentiamo e lui apre il cuore, cambia, trasforma, fa tutto. Poi se ne usciamo fuori, Dio lo sa. Ma questa parola operare è meravigliosa, sai perché? Perché se noi andiamo al Signore e diciamo, Signore, opera tu, dobbiamo andare proprio così, dobbiamo fidarci di Lui. Non ci deve fare la siringa per farci addormentare, Lui ci mantiene svegli, ma ci risveglia ancora di più. Ci risveglia nello spirito e troviamo, proviamo e ci sentiamo che tutto a un tratto cominciamo a respirare aria di cielo perché è lo soffio dello Spirito Santo nella nostra vita hmm, ci toglie quel respiro pesante che a volte sentiamo che sentiamo il cuore in gola. Mm, hai sentito quando si dice il cuore in gola, che vuol dire? Uff. Cuore in gola fai fatica a respirare, sembra che il cuore se ne sia salito in gola. Avevo sempre sentito dire il cuore in gola, il cuore in gola. Ebbene, una volta ero sotto infarto. E quando salivo la scala, quando mi muovevo, quando camminavo, sentivo il cuore in gola. Oh! E questo cuore in gola perché mi affaticavo, non ce la facevo a salire, non ce la facevo a camminare. Un giorno era diventato color cenere, pensavo che era qualcosa che è facile da passare, ma. Sono andato perché i familiari mi hanno portato al pronto soccorso e dopo che hanno esaminato tutto mi hanno detto vi dobbiamo ricoverare. Ho detto vabbè allora andiamo, saliamo, no dove volete andare. Vi dovete sedere su questa sedia a rotelle, non vi dovete muovere perché voi siete sotto infarto, non vi dovete muovere dove volete andare, fermatevi. Sembrava che respiravo ma non respiravo bene e non sapevo che cos'era il cuore in gola. Quando mi sono fatto l'operazione dopo tre o quattro giorni, come hanno bucato la vena che ho, ho sentito il respiro e si è tolto il cuore dalla gola, ho incominciato a respirare, è incominciata un una nuova circolazione. E ancora di più, avevo le gambe gonfie. Mentre mi riposavo, dopo aver fatto l'operazione, sentivo i piedi che si muovevano da soli. Che succede? E man mano che la circolazione aumentava, i piedi si muovevano come quando stai in acqua. Non si fermavano. Ho detto: Che succede? Guardiamo. <ride> dopo, dopo qualche ora mi sono toccato le gambe. Sembravano le gambe che erano diventate piccole come il braccio. Ma come mai la circolazione aveva cambiato tutto? Ti vuoi lasciare operare dal Signore Gesù Cristo? Lui ti cambia il cuore, ma te lo cambia veramente. Ti dà un cuore di carne, un cuore sensibile alla voce dello Spirito Santo. Che bello. Permetti al Signore di operare nella tua vita. Mentre condividiamo la parola questa mattina, sono certo che il Signore vuole operare nella tua vita, ma comincia a predisporti come quando devi entrare in una sala operatoria, anzi fallo subito per dire, oh Signore, stamattina devi operare nella mia vita. Devi cambiare il mio cuore, devi cambiare il mio modo di pensare. Sì Signore, ti prego, ti prego, ti prego, cambia il cuore mio, fa che sia sincero. La prima cosa... Quando andiamo al Signore dobbiamo essere sinceri per dire che abbiamo peccato, abbiamo sbagliato e che abbiamo bisogno di essere perdonati, lavati col suo sangue, purificati e chiedere che lo Spirito Santo venga a dimorare nella nostra vita perché è Lui che porta la vita nuova. Il respiro celeste proprio lo Spirito Santo, come quando. Dio soffiò nelle narici di quella opera d'arte che aveva fatto di polvere, di terra. Soffiò nelle narici e si mise a camminare. Così ti metti a camminare nelle vie del Signore in un modo speciale, e lo vuole fare questa mattina. Avviciniamoci al Signore. Preghiamo il Signore prima che leggiamo la Sua parola, perché oggi ti dà delle indicazioni che possono cambiare la tua vita. Alleluia, gloria al Signore, preghiamo insieme. Chiudi gli occhi, apri il cuore, diciamogli insieme, Signore, veniamo a te e ti chiediamo di operare nella nostra vita. Te lo chiediamo insieme, parla ai nostri cuori in questo giorno, mentre ci accostiamo a te, Padre Dio, te lo chiediamo tutti insieme, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen, amen. Mettici un bel amen per dire così sia, Signore, mi accosto a te veramente col cuore questa mattina. Egli ti amerà e ti benedirà, dice la sua parola. Leggiamo questo verso. In Deuteronomio capitolo 7, verso 13, dice così. Egli ti amerà e ti benedirà, ti moltiplicherà. Benedirà il frutto del tuo seno e il frutto della tua terra, il tuo frumento, il tuo mosto, e il tuo olio, i parti delle tue vacche e delle tue pecore del paese che giurò ai tuoi padri di darti. Qui notiamo frumento, mosto, olio. Nel frumento è compreso anche l'orzo e l'avena tutti gli elementi necessari per vivere, per nutrirsi e la benedizione di Dio è meravigliosa. Nel contesto vuole dire che Dio provvede il necessario, il fabbisogno, non ti fa mancare nulla. Infatti il grano, il frumento, l'olio, il mosto, sono elementi di prima necessità che Dio non te li fa mancare. Grazie al Signore. Mio padre diceva spesso, Dio dice nella sua parola: pane e acqua non ti mancherà. E io dicevo, ma io non ho mai trovato questo verso nella Bibbia, dove è scritto? Lui, non potendomelo indicare, mi portava come sommario. Lui aveva fatto un verso a modo suo, ma che rispecchia veramente la parola di Dio. Voleva dire che Dio non ti fa mancare il necessario. E questo è vero. Quando entrammo in argomento, capii che il verso non c'era. Lui aveva più conoscenza di me allora, della Bibbia. E io, dato che era pastore, dico, questo verso non l'ho trovato, ma dove si trova? E lui mi ha detto, guarda, eh, non c'è scritto questo verso, però io quando dico così voglio dire che Dio non ci fa mancare il necessario. Ah, ho detto, va bene. Questa mattina mentre leggiamo questo verso, parla di mosto, olio, frumento. Vuole dire esattamente la stessa cosa. Vuole dire che il necessario non te lo fa mancare. Hai capito bene? Grazie, Sieno resi a Dio. Perché noi abbiamo bisogno di una parola che ci aiuti a comprendere che quando siamo in necessità il Signore ci provvede quello che abbiamo bisogno, perché se no noi subito andiamo in tilt, andiamo in ansia, si dice. Quando andiamo in ansia, questa è un'opera diabolica, l'ansia, il timore, la paura che ci manca qualcosa, ci fa crollare la fede. E ciò vuol dire che non viene da Dio, perché è l'opposto della fede. Gesù lo sa e dato che vuole il nostro bene, viene con la sua parola e dice, quando vogliamo andare in preoccupazione, leggiamo cosa ci dice. In Matteo 6,25 dice così, non siate dunque in ansia, dicendo... Che mangeremo? Che berremo? Di che ci vestiremo? Perciò io dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento, è il corpo più del vestito. Come dire, non vi preoccupate. Per queste cose, perché tutto quel che abbiamo ricevuto fin qui è già il risultato dell'amore di Dio, come abbiamo letto in Deuteronomio 7:13. Siamo arrivati fin qui, non so quanti anni hai, e il Signore non ti ha fatto mancare il necessario, è così. Egli ti amerà, ti benedirà, ti moltiplicherà, benedirà il frutto del tuo seno, il frutto della tua terra, il tuo frumento, il tuo mosto, il tuo olio, i parti delle tue vacche, delle tue pecore, nel paese che giurò ai tuoi padri di darti. Qui parla della terra promessa, ma a noi, spiritualmente parlando, vuol dire che entriamo a far parte delle sue promesse divine quando cominciamo a camminare con Dio. A molte volte siamo preoccupati. Entriamo subito in preoccupazione. Mentre il Signore ci ama, sono il frutto dell'amore di Dio che ci hanno nutrito fin qui. E sulla base del passato possiamo fidarci per il presente e per il futuro. Dio non ci fa mancare niente, pane e acqua non mancheranno. Adesso c'è una teoria moderna che dice... Devi pensare positivo, non ci devi pensare. Pensa diversamente, non ti preoccupare. È come dire, quando viene la preoccupazione, l'ansia e l'oppressione, la depressione e così via, di a te stesso pensa un'altra cosa e non ti preoccupare. Tutto passa. È <ride> una barzelletta. C'era un fratello che soffriva di una malattia che lo preoccupava. E i familiari andavano vicino e gli dicevano, Pasquale, tu non ci devi pensare, tu non devi pensare, tu devi pensare il contrario. Mi ricordo questo fratello era un po' anziano. A furia di sentir dire queste teorie moderne, tu non ci devi pensare, tu devi pensare il contrario e così via, devi pensare positivo. L'avevano stonato con tutte queste parole. Un giorno, mentre stavamo parlando, così lui si rivolge a uno dei suoi familiari arrabbiato. Dice: Io non ti capisco. Ma che c'hai tu un rubinetto sulla testa che lo pigli, lo chiudi e cambi come quando è che cambi l'acqua calda con l'acqua fredda? Come faccio a non pensarci se io non riesco a tirar fuori di quello che mi preoccupa nella mente? E quasi si litigavano. Ed aveva ragione. Perché questa è una teoria moderna ma che non funziona. Quando andiamo in preoccupazione, quando andiamo in paura, quando comincia a battere il cuore, non ci pensare, ma come fai a non ci pensare? Non funziona quello che si dice. Perché levi un pensiero e ne metti un altro, sono pensieri vuoti che non dicono niente. Gesù dice non ci pensare, ma ci dà il sostegno. Vuole dire non andare in paura perché Dio ti aiuta. Beh, allora comincia a cambiare la situazione. Non è che non ci pensare, dice rivolgiti al Signore che ti fortifica nella fede. Nel verso 31 del capitolo 6, leggiamolo insieme, dice così. Non siate dunque in ansia, dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo. Non siate in ansia. Ah, qui ci viene ordinato di non, di non andare in ansia. Alleluia. Che porta danno vuole dire, non siate in ansia. Perché porta danno? Nell'originale vuole dire: Non siate in ansia, perché vi porta danno, vi demolisce. E non solo, ma vi porta lontano da Dio. Non lo dovete fare, se lo fate siete dei trasgressori di quello che dice Dio. Dio dice "Gesù è Dio. Non andate in ansia. Se noi ci andiamo stiamo trasgredendo quello che dice Gesù". Beh, qualcuno pensa "Ma questo funziona". Il consiglio per il fratello Pasquale era non ci pensare. Gesù non dice non ci pensare, dice non ci devi entrare, perché quella è una trappola del diavolo, devi stare a un'altra parte. È vietato entrare, porta danno a noi e sfiduce a Dio, demolisce la nostra fede. E offende Dio che fino a questo momento ci ha sempre soccorso. Questo non aiuta la nostra salute fisica e non aiuta la nostra fede. Non dobbiamo demolire ma dobbiamo edificare. Non siate dunque in ansia. Pensate bene, non funziona. Perché, quante volte hai voluto pensare bene e non è cambiato nulla? Quante volte ti sei svegliato la notte e se soffri di ansia, di depressione e compagnia, peggio che andare di notte, Tutto un tratto ti sei svegliato, ti svegli alle tre come se fosse già da due ore sveglio, non riesci più a prendere sonno, ed ecco che non ci stai più, e allora Gesù dice: non lo dobbiamo fare, però, questo è. Demolire la nostra vita, demolire la nostra fede ci porta verso la demolizione e la nostra fede diminuisce. Non dobbiamo demolire, ma dobbiamo edificare. Ma allora qual è il metodo che dobbiamo usare? Se per il fratello Pasquale... Il parente gli diceva, non ci devi pensare, non devi pensare. E lui si arrabbiava dicendo, ma io non ho un rubinetto da poter cambiare quello che penso e mettere quello che voglio. Non lo hai neppure tu e neppure io. Gesù non dice così, non ci devi pensare. Gesù dice non lo fare, che questo ti demolisce la salute e la fede. È una trappola che ti demolisce e ti porta in una preoccupazione costante. Ti demolisce. Ma tu ti devi mettere dalla parte dove ti costruisci. Non devi fare quello. Ma ti dico io che devi fare. E questo funziona. Funziona quello che dice Gesù, non quello che dice il tuo parente. Perché Gesù sa quello che dice. E gli dice, non siate dunque in ansia. Oh, come faccio a non esserlo? Non ti dice pensa in bene, ti dice questo ti demolisce, tu invece devi esercitarti a costruirti. Non ci devi mettere un altro pensiero tuo. Ci devi mettere la parola di Dio che produce la fede. Nel capitolo 10 verso 17 dei Romani dice la parola di Dio produce la fede. Leggiamolo insieme. Che ci vuoi mettere dentro? Così la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Allora c'è qualcosa di importante. Non devi pensare un'altra cosa, ci devi mettere la parola di Dio, perché la parola di Dio... Ha il potere soprannaturale di cambiare i tuoi pensieri, di ristrutturarti, di fortificarti nella fede, e la fede è il contrario dell'ansia, del timore, della paura. Un venti anni fa. C'era un periodo che non andavo tanto bene con il mio lavoro e cercavo sempre di fare il meglio, per... ma un giorno non ce la facevo più. Pensavo che se mi mangiavo un panino stavo meglio, così non appena arrivai nel paese dove dovevo andare a fare quel servizio sono entrato in un bar e mi sono fatto fare un bel panino. Pensavo di stare meglio, ma ho incominciato a deruttare e mi sentivo peggio. Allora ho preso la macchina e sono tornato a casa. In quel frangente mia moglie aveva minacce d'aborto. L'ho accompagnata dal dottore, un bravissimo dottore. Dottore generico, ma sapeva di tutto. Mentre visitava mia moglie ho detto, senti, ma c'è qualcosa che non mi sento bene. Spesse volte mi trovavo a leggere il Vangelo, non mi ci dedicavo troppo perché ero mo molto assorbito dal mio lavoro. E mi veniva sempre davanti questo verso, non siate con ansietà solleciti, non, ma la sollecitudine non la riuscivo a frenare. Quando mi sono trovato dal dottore ho detto, dottore, io mi succede questo, che cosa può essere? Non ti preoccupare, guardiamo un pochettino. Semplicemente mi fece sedere. Con un paio di colpi vicino al ginocchio, la gamba faceva così, come se fosse stata elettricizzata. Mi aprì il petto, passò con una piuma, un po' con quei dottori tipo artigiani, ma molto bravi. E così senza fare troppe cerimonie, mi disse: Oh. Tu sei carico come una batteria, ti devi calmare un poco, devi stare più calmo, vedrai che passa tutto. E così, confrontando ciò che mi aveva detto il dottore e ciò che il Vangelo mi diceva di non essere in ansia, presi una santa decisione di fermarmi ad una certa ora, prima stavo fino alle 10 la sera e così via, sono tornato a casa verso le 6, mi fermavo, mi sedevo, mi mettevo a leggere il Vangelo, mi dedicavo di più, sai la necessità mi spingeva, sentivo dentro di me che quella era la medicina, avevo bisogno di un ritorno alla parola di Dio. Non volevo pensare di non pensarci, perché quando tu hai una, una malattia trovi tanti che si trovano nella stessa malattia. Tu pensi che sei solo quando sei da solo, quando poi vai per vedere ce ne sono altri. E così trovai un altro imprenditore che soffriva della stessa malattia della tensione, della preoccupazione, dell'ansia. Gli dissi cosa hai fatto tu? Mi disse "Io sono andato dal dottore, mi ha detto che devo lasciare il lavoro e devo andare a comprarmi una canna da pesca e devo stare un paio di ore nel tardo pomeriggio a pescare". Ma io al pensiero di quello che devo fare quando vengo vicino al fiume per pescare, anziché tranquillizzarmi, mi arrabbio di più. Perché dissi ti arrabbi di più? Ma perché io ho tante cose da fare e quello mi ha detto che devo stare qui a aspettare il pesce che prenderlo, ma non, non mi interessano queste cose. Mi ha dato una medicina sbagliata. Io quando vengo qua mi arrabbio di più, vedi? Quando noi dipendiamo dai consigli umani, non sempre fanno centro. Non so tu chi stai seguendo. Io ti posso testimoniare che il metodo funziona perché sperimentai proprio questo. Quel ritorno a casa ad una certa ora, un po' più sistemato, un po' più calmo. Leggevo la parola del Signore e mi dedicavo di più a Dio. In un modo eccellente cominciai a stare meglio, perché la parola di Dio è una grande medicina. La parola di Dio rinsalda la nostra fede. Gesù quando dice questo vuole che non ci dobbiamo demolire perché ci vuole costruire se noi ascoltiamo ciò che ci dice. Infatti in Atti 20 verso 32 ci dice che possiamo essere costruiti attraverso la parola. Leggiamolo insieme. Dice: E ora vi affido a Dio e alla parola della Sua grazia, la quale può edificarvi mentre l'ansia la preoccupazione ci demolisce la parola di Dio ci edifica ci fortifica la parola che la parola che narra la grazia e la provvidenza divina nella storia ci edifica, essa è fonte di crescita spirituale, essa parola opera efficacemente in noi che crediamo, perché la parola di Dio ha il potere soprannaturale. Guardiamo come continua in 1 Tessalonicesi, capitolo 1. 2 verso 13. Segnati questi versi, perché è molto importante. Per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. L'opera della parola è forte in noi. Essa salva e fa crescere la fede. L'ansia, la paura, il timore, l'oppressione, la depressione e mancanza di fede. La parola di Dio abbiamo letto in Romani 10-17. Leggiamola un'altra volta. Noi dobbiamo essere pratici, mi piaceva quel dottore per la praticità che aveva, aveva una grande conoscenza pratica. Così la fede viene dall'udire, viene da ciò che si ascolta. Ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. La fede demolisce l'ansia. La fede in Dio, non solo. La parola di Dio ci insegna e porta educazione nella nostra vita, di come coordinare la nostra vita nel modo giusto. In secondo Timoteo capitolo 3 leggiamolo insieme, nel verso 16 e 17, Gloria sia resa a Dio per la parola. Ogni scrittura ispirata da Dio è utile. Ci insegna, ci riprende, ci corregge, ci educa alla, ci educa, eh, ci educa alla giustizia perché man mano cresciamo e diventiamo uomini e donne di Dio preparati per ogni cosa, per ogni opera buona. Uno, ci conduce nella giusta direzione, ci dà l'equilibrio. Leggiamolo insieme. Nel Salmo 119, 105, ci dà delle prospettive come dobbiamo proseguire nel nostro cammino, come dobbiamo fare i nostri passi e come dobbiamo indirizzare la nostra vita nella giusta direzione. La Tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Gloria al Signore. Quando noi andiamo alla parola del Signore, ci dà le giuste indicazioni e ci sposta nella giusta direzione, cioè ci indica come spostarci nella giusta direzione per vivere una vita che piaccia al Signore e che va bene per noi. La luce, sappiamo che la tua parola è una luce, la luce sposta, le piante si spostano verso la luce. Non so se hai qualche fiore vicino al balcone, man mano vedi che si sposta piano piano, si dirige verso la luce perché assorbe la vita che ha bisogno. Noi con la parola del Signore incominciamo a indirizzare la nostra vita nella giusta direzione perché ci indica come dobbiamo camminare. Ancora di più, nel verso 154 ci dice che ci ravviva, toglie quella, quel mortorio, quel secco che c'è nella nostra vita. Difendi la tua causa e riscattami. Dammi la vita secondo la tua parola, cioè ci ravviva. La parola del Signore, unta dallo Spirito Santo, comincia a portare vita nuova dentro di noi, comincia la primavera spirituale, essa ci ristora, leggiamolo insieme nel Salmo 19,7, tutto questo rimette in ordine nella nostra vita, la legge del Signore è perfetta, essa ristora l'anima comincia l'opera da dentro la testimonianza del signore è veritiera rende saggio il semplice ristora l'anima allora la parola del signore non ci fa cambiare le parole che dobbiamo portare nella nostra mente ma genera parole nuove che ci costruisce gradualmente ci ristora ci ammonisce e ricompensa perché se facciamo errori ci corregge essa ha questo potere. Leggiamolo insieme nel, nel verso 11, <ride> che bello! Quando noi ci addentriamo, allora cominciamo a vedere una ristrutturazione, una ricostruzione poggiata sugli insegnamenti della sua parola, anche il tuo servo. E da essi ha maestrato le gran riconvenza a osservarli. Benedetto sia il Signore. Ci nutre. Ci nutre. Noi abbiamo bisogno di nutrimento di fronte a certe carenze nella nostra vita. Lo stesso dottore mi disse, io ho i clienti più ricchi che ci sono in questa zona, perché io da giovane ho studiato come neurologo, ma non faccio il neurologo, perché il neurologo ti uccide. Io ero interessato a sentire questo fatto. Ho detto: come ti uccide? Tu non appena vai dal neurologo ti imbottisce di ansiolitici. Dopo un poco di tempo, non sai quando fa giorno e quando fa notte. Si inverte tutta la tua vita. Invece, io, come dottore generico, So che cosa è la neurologia. Io vado a guardare se c'è bisogno di alimentazione nell'organismo, se ci vuole un poco di questo, un poco di questo, un poco di questo. Man mano, mentre da un lato do qualche ansiolitico per riposare un poco, però cerco di. Alimentare il corpo, che nutrendolo si fortifica l'organismo e si sistema anche la mente, bella questa, mi piacque perché avevo una zia che era in depressione ed era andata proprio da un neurologo, un neurologo e poverina, l'aveva stordita che non sapeva niente più. Ho detto vi devo portare mia zia, perché è vero quello che state dicendo. Così è. Mia zia non capisce più quando è giorno e quando è notte. La parola del Signore ci nutre, nutre l'anima, nutre il cuore, nutre i sentimenti, dove vengono generati vengono generati dalla presenza dello Spirito Santo che nutre la nostra vita spirituale, morale e psichica e cambia tutto. Leggiamo insieme, ci ammonisce, ci ricompensa, ci nutre, primo Pietro 2.2, Gloria sia resa a Dio, questa mattina ti sta dando la ricetta per essere guarita, per essere guarita. Leggiamo insieme. Come bambini appena nati desiderate il latte, puro latte spirituale e la parola, perché con esso cresciate per la salvezza. Ci giudica. Beh, abbiamo bisogno di avere dei giudizi di che cosa ci nutriamo, perché se noi continuiamo ad inquinare la nostra vita, e ci nutriamo di cose che non sono buone per la nostra crescita spirituale. La parola del Signore ci giudica dicendo questo non te lo mangiare, questo non lo devi bere, devi prendere questo, non questo. E questo rettifica la nostra vita. La parola del Signore fa proprio questo porta vita nuova, spirituale e fisica. Leggiamolo insieme nel capitolo 4 verso 12 dell'epistola agli ebrei. Gloria sia resa a Dio. Guardiamo. Essa va a indagare, infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio. E penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolle, essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Alleluia, abbiamo bisogno di questo: di sapere che non possiamo vivere una vita inquinata nel peccato e continuare e pensare di stare bene. Signore, aiutaci. Moralmente, se noi continuiamo a vivere nel peccato e continuiamo ad inquinarci e poi vogliamo stare bene, avere comunione con Dio, sono due cose che non quadrano, non vanno insieme. La parola del Signore ci dice: Questo non lo devi fare più. Il peccato deve essere allontanato: come quando mangi qualcosa di sporco ti rovina la salute fisica. Così. Abbiamo bisogno di essere giudicati dalla parola che ci dice: Questo non te lo devi mangiare, ti devi mangiare questo che arriva con autorità, perché la parola di Dio ha questa autorità. E questo ci porta ad una disinfettazione del giusto nutrimento. E quando mangiamo sani e beviamo sani, Stiamo meglio ed è perciò questa è la medicina. <ride> ci santifica. Cioè, che vuol dire santificazione? Ci fa scegliere le cose che piacciono al Signore nella nostra vita e ci fa scartare le cose che non sono buone, come quando ti nutri. Qualcuno dice devo togliere la pasta, devo togliere il pane. Perché? Non va bene per il suo organismo. Nel nostro organismo spirituale ci sono tante cose che ci infettano, ci fanno male. Perciò abbiamo bisogno della parola che ci santifica, che ci dice cosa ci fa male e cosa ci fa bene. Ed è il momento che quelle cose che ci fanno male, come nella dieta, cominciamo a toglierle dalla nostra vita e la parola del Signore fa proprio questo. Ti comincia a rinnovare, ti comincia a far diventare bello dentro e di conseguenza sei bella anche fuori. Perché se ti nutri di roba pulita, vivi anche una vita più pulita. C'è un tipo di acqua che fanno la pubblicità perché si beve l'acqua la signorina, dice che è bella dentro e bella fuori. Di che cosa ci dobbiamo nutrire? Di roba che ci santifica, che selezioniamo quelle cose che ci portano danno. Leggiamo i Giovanni 17, 17. La parola ci santifica, vuol dire ci purifica, santificali nella verità, la tua parola è verità. Alleluia. Gloria al Signore. Gloria al Signore. È facile che devi cambiare dieta spirituale. Uff. Lo stesso dottore, eravamo amici, un po' di tempo prima era venuto. E io continuavo ad avvertire qualcosa che non funzionava. Avevo sempre la lingua bianca, la bocca bianca e io me la lavavo, ma era sempre bianca e mi sentivo sempre come intasato. Ho detto dottore, ma io mi succede questo e questo. Eravamo amici, veniva a fare la spesa e ci scambiavamo qualche parola. Mi ha detto: Senti, vatti a fare un'analisi, vediamo che cosa c'è. Io pensavo che la lingua e la bocca erano bianche perché li dovevo lavare, li continuavo a lavare ma era sempre bianca. Quando mi ha detto, Vai a fare l'analisi, sono andato. Quando è venuto, ho detto: Senti, dottor. Queste sono le analisi. Ha guardato le analisi ed ha trovato i tricliceridi che erano a 520. Non so se hai i valori, se conosci i valori dei, dei trigliceridi. 520 sei sotto infarto. Mi ha detto. Oh, Fermati, c'era mia moglie. Vicino mi ha detto: Senti, tuo marito non deve più mangiare come mangiava. Io mangiavo un po' all'antica, pensavo che più mangiavo e meglio era, e invece stavo peggiorando la situazione. Immediatamente devi togliere frittura, devi togliere questo, devi togliere quello, perché questo ti resta stecchito. Guarda che questo timore davanti. Mia moglie è andata in paura subito, è cominciata a comprare l'olio cuore, è cominciata a fare verdure e così via. A volte noi ci mangiamo cose che danneggiano la nostra vita spirituale, il nostro rapporto con Dio, il nostro rapporto con la nostra moglie, con il nostro marito, con la nostra famiglia. Ci nutriamo di roba sporca. Mm ci santifica la parola del Signore, ci fa selezionare quello che fa danno alla nostra vita spirituale, morale e anche alla nostra salute, perché molte volte buona parte delle malattie fisiche vengono dalla parte morale e spirituale. Non sto parlando di indemoniati o spiriti maligni. Parlo di una vita immorale che non porta benessere. E abbiamo bisogno che la parola ci aiuti per selezionare ciò che non va bene nella nostra vita. La parola del Signore ci libera. Leggiamo insieme no? Giovanni 8. 31 e 32, dobbiamo nutrirci della parola sorella mia. E allora comincia a cambiare un poco tutto. Gesù allora disse ai giudei a quei giudei che avevano creduto in Lui, se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Toglie via gli scrupoli, toglie via le indecisioni, restiamo più saldi dentro di noi, la parola di Dio ci dà certezza, nelle scelte scegliamo secondo la Sua parola e camminiamo più tranquilli. Non abbiamo, perciò, ci libera, ci arricchisce. Molti pensano solo alla ricchezza. Materiale a soldi e così via. No. Leggiamo in Colossesi capitolo 3, verso 16. Dice così: La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza. Cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e candici spirituali, comincia un'atmosfera diversa nella tua vita, ci arricchisce con la presenza dello Spirito Santo e cominciamo a sentirci felici, gioiosi e cambia la circolazione del sangue. Si dice che chi ride... Fa buon sangue, ma quando noi glorifichiamo Dio e lodiamo Dio, migliora anche la nostra salute fisica. Grazie Signore, ci arricchisce, ci protegge. Leggiamo nel Salmo 119, verso 11. Che sei bello Signore, ti ringraziamo per la tua parola. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te, fa prevenzione. Non è che arriviamo prima, sbagliamo e dopo per, cura, per curare e per fare ci vuole. No, la tua parola conservata nel nostro cuore ci fa fare prevenzione, ci fa comprendere che c'è un pericolo e noi dobbiamo guardare. Essa porta luce, fa prevenzione. Ci fortifica, ci rende saggi. Leggiamo insieme nel Salmo 119, 97 a 100. Quando tu ti nutri di, della parola di Dio, cambia tutto nella tua vita, quando ti ci dedichi col cuore, anziché distrarti, che porta attenzione ed altre cose, nutriti della parola. Leggiamo. Oh, quanto amo la tua legge e la mia meditazione di tutto il giorno. I tuoi comandamenti mi rendono più saggio dei miei nemici perché sono sempre con me. Ho più conoscenza di tutti i miei maestri perché le tue testimonianze sono la mia meditazione. Ci rallegra il cuore. La parola del Signore ci rallegra il cuore, sì. Leggiamo nel verso 8. Nel Salmo 19. Ho oh più saggezza, dice qui. Leggiamo nel verso 8, del Salmo 19 dice, Salmo 19 verso 8. I precetti del Signore sono giusti rallegrano il cuore, i comandamenti del Signore, il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi, ci fa prosperare. Leggiamo in Giosuè 1,8. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Abbiamo letto in Atti 20-32. Leggiamoci, affidiamoci alla parola di Dio. Leggiamolo insieme. Dice così, Atti 20-32. <ride> che sei bello, Signore. Ora vi affido a Dio e alla parola. Di Dio, la quale ti può edificare per darti l'eredità di tutti i santificati. Bello. Abbiamo letto in Deuteronomio 7:13, dice così: Egli ti amerà. Ti benedirà, ti moltiplicherà, benedirà il frutto del tuo seno, il frutto della tua terra, il fru, tuo frumento, il tuo mosto, il tuo olio, i parti delle tue vacche, delle tue pecore, del paese che giurò di dare ai tuoi padri. Se seguiamo le, le sue indicazioni, Egli promette grandi benedizioni. Se Gesù ci dice no a certe cose, facciamo bene a rispettare ciò che dice Gesù. In Matteo 6,25 dice non siate, ci prospetta l'altra parte. Non siate in ansia per la vostra vita di ciò che mangerete, di ciò che berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Il verso 31 ci dà un altro ordine. Non dice non ci pensare, ci dà la via di uscita dove dobbiamo pensare, come dobbiamo fare. Non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo. Quando il Signore dice nella sua parola, questo non va bene, noi non lo dobbiamo fare. Quando ci dice, questo va bene, noi dobbiamo fare così. Poi vediamo la differenza. Non basta pensarci. No, no, no. Molti ci pensano solamente. Se tu devi fare degli esercizi perché senti i muscoli che hanno bisogno di essere rilassati e compagnia, lo devi fare. Hai visto gli sportivi non solo... Sanno come si devono muovere, ma lo fanno e si mantengono in esercizio. Loro sono molto più bravi di me in esercizi, perché? Perché li fanno. Noi dobbiamo esercitare queste cose che impariamo. Molti credenti sanno, ma non fanno, noi le dobbiamo fare. Lo dice per il nostro bene. Se dice no, vuol dire che ci vuole bene. Dice non perché l'ansia è un danno per la nostra salute e demolisce la nostra fede e offende Dio. Perché dice? in Deuteronomio capitolo 7 verso 12. Le condizioni sono queste. Leggiamole insieme. Se, se darete ascolto a queste prescrizioni, se osserverete e li metterete in pratica, il Signore, il vostro Dio, manterrà. Con voi il patto e la bontà che ha promesso con giuramento ai vostri padri. Noi dobbiamo seguire ciò che ci dice il Signore, perché Lui vuole il nostro bene e ce lo ordina. Infatti, dal verso 5 di, del, del primo capitolo di Giosuè, lo comincia ad incoraggiare di seguire e di seguire la sua parola. Ma è arrivato nel verso 9, che vogliamo leggere, per avere successo e perché si fossero adempiuti i versi precedenti, dal verso 5 del capitolo 1, lo leggi dopo a casa. Al verso 9 dice: Non ti ho ordinato che devi fare così. Il Signore ci ordina di fare in un certo modo perché vuole il nostro bene. Quando ci ordina di fare certe cose, quando noi li mettiamo in pratica, vediamo i risultati. Se noi non li mettiamo in pratica e li sappiamo solamente, mm, non funziona. Io ho dei muscoli che stanno legati. Sono stato da un amico che è fisioterapista. Mi ha detto, Petrone, sei troppo tirato. Hai visto quando compri gli slip? Le molle ti vanno strette, tutto bello attaccato, stretto al, al, al corpo. Dici poi man mano, aprendole e chiudendole, mettendole e togliendolo, la molla, l'elastico, si comincia a smollare. L'esercizio di metterla e toglierla, man mano. Si smolla la molla l'elastico. Adesso Petrone, se tu vuoi veramente che si aprano un poco le tue spalle, devi fare gli esercizi. Se non li fai, resterai sempre come imbalsamato. Hai capito bene di che cosa stiamo parlando? Se tu la parola del Signore non la metti in pratica, resti sempre con l'ansia addosso, resti sempre ansioso, sempre preoccupato, sempre che ogni piccola cosa diventa un grande problema. Se tu applichi la parola del Signore nella tua vita, man mano la tua vita si scioglie. Si apre allo Spirito Santo e lo Spirito Santo fa quello che tu non puoi fare nella tua vita. Perciò c'è bisogno dell'intervento di Dio. Ci dà un ordine questa mattina. Leggiamo insieme Giosuè capitolo 1 verso 9. Non te lo io comandato. Sii forte e coraggioso, non ti spaventare, non ti sgomentare perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque tu andrai. La sua parola che ci rende forti e prosperosi nella vita e nella fede, egli ti amerà e ti benedirà. Però dobbiamo metterci in moto per camminare con il Signore secondo i suoi consigli. Vogliamo ringraziare il Signore insieme? Preghiamo. Signore grazie. Perché tu ci hai dato la medicina, ora però ce la dobbiamo prendere. Aiuta la sorella e il fratello di quello che abbiamo compreso, che cominciamo a metterlo in pratica nella nostra vita. Chiediamo a te l'aiuto, Signore. E a te diamo lode, di onore e gloria ora e sempre. Amen. Amen. Prendi nota dove abbiamo letto. Fai una foto sulla televisione e vai a leggere questi versi che ti aiutano, Egli ti amerà e ti benedirà. Deuteronomio 7,13, Matteo 6,25, 6.31, Atti 20,32. 32, primo Tessalonicesi 2,13. Romani 10 17, secondo Timoteo 3 16 17, Salmo 119 105, 119 154, 19 7, 19 11, 1 Pietro 2 2, Ebrei 4 12, Giovanni 17 17, Giovanni 8 31 e 32. Colossesi 3:16, Salmo 119:11, 119:28, 119:97, 119:8, Giosuè 1:8, Deuteronomio 7:12, Giosuè 1:9. Ebbene, Dio ti benedica, grazie di essere stato, di essere stata insieme, Dio ti benedica abbondantemente e ti aiuta a mettere in pratica quello che abbiamo letto nella parola di Dio, perché è parola di Dio, ha il potere di cambiare la tua vita, di guarirti fisicamente, psicologicamente e spiritualmente. Dio piacendo, ci vediamo questa sera alle ore 20 per il culto di adorazione e insieme continuiamo a lodare, benedire e glorificare Dio. Pace, grazie per la tua partecipazione e Dio ti benedica tanto tanto tanto. Pace.